Drag brake check good. Forward fin check good. Aft fin check good. LGS check good. Ready for flight. Turisti spaziali, preparate le valigie, si vola. Forse la volta buona, il primo lancio si è concluso con successo e la Blue Origin potrebbe regalare a coraggiosi viaggiatori una straordinaria vista sul pianeta dall'orbita bassa terrestre. La stessa dove, tanto per capirci, galleggia la Stazione Spaziale Internazionale. Qualche minuto, giusto il tempo di afferrare un'emozione unica, scattarsi un invidiabile selfie e giù a tutta birra verso la superficie dove, nonostante i paracadute, il botto è assicurato. Se siete amanti degli sport estremi e avete appena ereditato il patrimonio da uno zio miliardario, probabilmente siete i clienti perfetti di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario della società privata Blue Origin con sede a Seattle, Stati Uniti. NASA ha investito qualcosa come 25 milioni di dollari sul progetto iniziale, nell'ambito del programma commerciale di sviluppo di concept e tecnologie buone per supportare future operazioni di volo spaziale umano, ma nel 2013 ha fatto un passo indietro, preferendo la SpaceX di Elon Musk. Sembrava finita per New Shepard, questo è il nome del vettore progettato dalla Blue Origin, e invece eccolo qua, una cavalletta in grado di raggiungere l'orbita bassa terrestre, sganciare una capsula con vista panoramica e riatterrare in verticale su una rampa predisposta. Il lancio di prova è il primo di una serie di test che dovranno portare il razzo turistico a quota credibile per lanciare sul mercato il primo pacchetto di crociera spaziale. Senza il credito NASA a disposizione non è banale portare avanti i lavori, ma Mr. Amazon non vuole mollare la presa.